quindi in chiusura l'ultimo intervento, ma di certo non meno importante degli altri, di Vincenzo Vizzioli, presidente della IAB nazionale, che ci parlerà dell'agricoltura biologica come cultura alternativa. Bene, l'intervento di Salvatore ha evidenziato come dietro ogni seme ci sia un modello culturale. E oggi dietro questi modelli culturali ci sono anche modelli agronomici, modelli di sviluppo agricolo più o meno efficienti e più o meno utili al sistema ambiente. Oggi l'agricoltura biologica ha la difficoltà di dover operare con sementi, con mezzi tecnici ricercati e studiati per un altro modello agricolo, e questo non è poco. Quando si è fatta anche piani nazionali sementieri, poi il risultato finale è stato quello di fare le prove di confronto varietale, in cui si diceva queste 10 varietà sono andate quest'anno in questo modo, e quindi A, B e C hanno prodotto tanto, questi hanno prodotto un po' di meno, e quindi anche il biologico può fare le sue scelte. Il problema è che non è così proprio perché quando si parla di agricoltura biologica, l'obiettivo che ha il metodo di agricoltura biologica è un obiettivo diverso da quello che ha l'agricoltura convenzionale, e quindi la scelta, se parliamo di grani, la scelta di una varietà capace di accestire e di coprire il terreno è una scelta che è utile anche a competere con le infestanti, la velocità di emergenza, la capacità di utilizzo dell'azoto del terreno e tante altre particolarità che in pochi tengono conto. Il motivo per cui c'è questa arretratezza rispetto al biologico è proprio perché c'è una concezione sbagliata dell'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica è un'agricoltura innovativa, e non esiste innovazione che possa dare risultati senza essere sostenuta dalla ricerca. Noi la ricerca l'abbiamo massacrata. Oggi c'era il lapsus tra CRA e CREA, sono 4-5 anni che si cambiano sigle, la sintesi è che si tagliano i fondi. Si accorpa per dire quello che davamo a 5-6, adesso ce ne teniamo 4 a noi, siete diventati uno e vi do un sesto, lo dividete per tutti quanti. Questo è il modello. Oppure di proporre una ricerca che è valutata esclusivamente non per il servizio che dà al territorio, per il rapporto che c'ha con gli agricoltori, ma una ricerca è apprezzabile se brevetta, e quindi se diventa proprietaria di quello, della sua scoperta, della sua innovazione, se è innovazione, creando un sistema appunto che è diciamo in qualche modo alterato. La storia ci racconta che sono stati i contadini a salvare la biodiversità, e adesso i contadini sono espropriati del loro sapere e vengono controllati attraverso quello che diceva pure Salvatore, insomma, da poche multinazionali che controllano sementi, pesticidi, ditte farmaceutiche e quant'altro. Allora, questo ritardo è un ritardo della politica, è un ritardo della concezione del modello agricolo su cui si deve sviluppare il nostro paese. E la politica è sempre stata molto indietro rispetto a quella che è stata l'evoluzione. Faccio un esempio che non è strettamente agricolo, ma che è di questi giorni, è quello dell'agricoltura sociale. Oggi esce una legge nazionale, finalmente, dopo che sono 20 anni che la nostra associazione e tante altre associazioni hanno promosso l'agricoltura sociale, cioè l'agricoltura che include la bioagricoltura sociale, che include chi ha difficoltà, che possono essere temporanee o permanenti, all'interno di un sistema produttivo che fa diventare l'agricoltura biologica
il modello più avanzato di welfare partecipato. La politica ci ha messo circa 10 anni a fare una legge. In questa legge c'è scritto: guardate che nei piani di sviluppo rurale dovete trovare i fondi per sostenerla, e in molte regioni la logica è quella, CIA col diretti, se non siete agricoltori non potete prendere niente. Allora, questo si ripercuote anche nel modello di scelte. Oggi siamo alle porte, alle soglie dei nuovi bandi del piano di sviluppo rurale. La Comunità Europea ha scritto in un regolamento che il biologico doveva essere sostenuto e doveva essere incrementato perché è il modello agricolo che contrasta i cambiamenti climatici, in quanto l'obiettivo primario è quello di incamerare carbonio e non di metterlo nell'atmosfera, e quindi noi la sostanza organica la curiamo e la cerchiamo di mantenere nel terreno, e ciò nonostante nessuno ha creduto nel biologico. Adesso qualsiasi assessore mi dice: come, noi abbiamo messo 10, quello ha messo 12. Andiamo a vedere i numeri. Mediamente il biologico occupa all'incirca il 10-11% della superficie agricola italiana. Le poste economiche che sono state messe sulla misura del biologico non raggiungono l'11%. E se voi andate a analizzare regione a regione, ci sta chi ha fatto un po' meglio, chi ha fatto peggio, ma alla fine, nel migliore dei casi, c'è uno stentato pareggio tra superficie agricola che occupa il biologico e investimento che la regione ci ha messo. Cioè, la logica è: anche a te ti ho dato da mangiare, quindi non devi protestare, con un criterio che è stato esaltato in tutte le regioni che sono andate alle elezioni, e cioè la Comunità Europea ti diceva: ci stanno 6 priorità, scegline almeno 3 e sviluppale sul tuo territorio. Sono state aperte tutte le misure possibili e immaginabili, perché non si poteva scontentare nessuno, e quindi ancora una volta non si è fatta la scelta politica del modello agricolo. In più c'è un altro piccolo particolare: l'agricoltura biologica trova come antagonista quello che si chiama l'agricoltura integrata. Ora, per la Comunità Europea dal 2014 l'agricoltura integrata è la base, e quindi non c'è niente di più, anche perché se io chiedo a qualsiasi economista di dirmi quanti chili di verdura sono stati venduti in Italia col marchio agricoltura integrata, non ce n'è uno che mi può rispondere, perché la risposta è zero. Alma Verde Bio è nato come marchio Alma Verde per l'integrato, ha fallito e si è spostato sul biologico, perché l'integrato che dice di essere diverso facendo le stesse cose che faceva prima non è credibile. E abbiamo un problema grande come una casa, perché l'agricoltura integrata e l'agricoltura conservativa, tutti i disciplinari di tutte le regioni ammettono il glifosato. Il glifosato è un erbicida che ce lo stiamo mangiando, bevendo e inalando da un numero di anni inaudito, però lo IARC, istituto che fa riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non stiamo parlando del parere di IAIAB, il top della ricerca sul cancro dice: guardate, il glifosato è cancerogeno. L'EFSA, che dovrebbe essere l'ente per la sicurezza alimentare, dice: no, per noi non è cancerogeno. Praticamente hanno analizzato gli stessi documenti, un ente dice va bene, l'EFSA, dove gli scienziati sono tutti ex consulenti delle multinazionali, dall'altro lato c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che è cancerogeno. Allora, è come se si confrontasse il mio parere sull'energia nucleare rispetto a quello di Rubbia, e dice è la stessa cosa.
Cioè, Vincenzo dice no, lui dice sì, è la stessa cosa perché c'è un'organizzazione mondiale di altissimo livello che dice attenzione. Allora, qual è la posizione che stanno avendo tutti quanti? È quella di dire, guardate, a dicembre gli devono rinnovare la licenza, quindi ve lo siete mangiati per 45 anni, 45 anni e 6 mesi, che problema c'è? Allora, le regioni devono rispondere alla domanda se esiste un principio di precauzione e se vogliono sostenere attraverso l'integrato l'uso sostenibile di un prodotto cancerogeno. Se questa è una domanda lecita, allora insomma non so come giustificarla. Le regioni si devono prendere la responsabilità di dire io lo ammetto e mantengo la mia responsabilità nel dire che la salute pubblica viene in secondo piano rispetto agli interessi delle multinazionali. E il glifosato, guardate, non è troppo lontano da noi, perché lo si usa nei campi lontani, lo si usa per diserbare le ferrovie qua dietro, lo si usa nei giardini pubblici, lo si usa per le strade, l'ANAS, lo si usa nei comuni. È un prodotto che sta in 750 preparati. Allora, questo modello di agricoltura prende praticamente gli stessi soldi del biologico. Allora, manca l'indirizzo politico. L'altro giorno AIAB ha lanciato 3 mesi fa la campagna Stop Glifosato, e l'altro giorno il tavolo delle associazioni biologiche e ambientaliste l'hanno fatto proprio, e quindi al Sana ci sarà il movimento del biologico, ma Legambiente, WWF, LIPU, Pan Internazionale, insomma un numero ampissimo di associazioni che chiederanno conto al Ministero, al Ministro, di pronunciarsi su questa cosa. L'altra campagna che ha lanciato AIAB con la consulenza scientifica di Salvatore Ceccarelli è quella proprio dei miscugli, è quella di lavorare sulla biodiversità, è quella di mettere a disposizione più miscugli possibili a più agricoltori possibili, proprio per fare quel processo che adesso è stato spiegato, e cioè per far ritornare in mano agli agricoltori la scelta di cosa coltivare e di cosa va bene per il loro ambiente attraverso l'osservazione dell'evoluzione, di come risponde alla tecnica che sta applicando. Allora, questo lo cercheremo di finanziare attraverso dei progetti, e ce ne sono già in corso. Si è partiti diversi anni fa con un grosso progetto che si chiama Solibam, e poi ce ne sono stati altri e ce ne saranno altri ancora. Poi chiederemo alla gente di sostenere questa campagna, di permetterci di distribuire più miscugli possibili e di far arrivare agli agricoltori anche un piccolo supporto tecnico per gestire al meglio questi miscugli. Lo chiederemo con quel meccanismo che si chiama crowdfunding, cioè chi vuole sostenerlo può sostenere questo progetto, proprio per dargli gambe e per far sì appunto che questo modello, questa esperienza diventi un modello di agricoltura che poi metterà in discussione anche la legge sementiera, perché chiudo per sembra che sto facendo la lamentela del povero biologico, però se voi prendete un miscuglio che un bravo agricoltore mi mette a disposizione, quel bravo agricoltore non è una ditta sementiera, e quindi io lo metto in campo, lui è un agricoltore biologico che ha certificato quel prodotto con un ente di parte terza, me lo vende, il mio organismo di controllo mi sanziona perché io non sto usando una semente comprata da un ente sementiero. Se lo fa un convenzionale non gli dice nulla a nessuno, e domani farà l'etichetta con farina di miscuglio, farina di grani antichi,
io che sono biologico, che mi voglio anche prendere il merito, che se oggi si parla di biodiversità, se oggi è ritornata al centro la problematica di come salvaguardare la biodiversità, il biologico ha un grande merito, perché qualche anno fa noi parlavamo e pigliavamo le pacche sulle spalle per dire vabbè, sei bravo, però vatti a comprare il pallone da standa, tu gioca là, che noi abbiamo l'olimpico e non possiamo perdere tempo con te. Adesso il linguaggio che era il linguaggio che faceva ridere è il linguaggio di tutti quanti. Il problema, continuo a dirlo, è avere il coraggio di cambiare, e questo è un problema enorme, l'incapacità che abbiamo di affrontare il cambiamento. È uscita da poco tempo l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, che dice delle cose estremamente puntuali sulla biodiversità, sui comportamenti, sul fatto che se il nord del mondo non cambia modello di sviluppo non c'è possibilità di fermare le migrazioni, non c'è possibilità di andare avanti. Allora, due giorni dopo è sparita dai palinsesti, è sparita dai giornali, siccome diceva cose scomode per la politica e per tutti quanti, perché anche il fedele che va a messa la domenica, sentirsi dire guarda, cucina solo quello che sai che mangerai, non consumare più del dovuto, pensa che tu stai consumando energia e risorse non tue ma di altre, è scomodo. Chiedere all'amministratore, alla politica, di dire dai un indirizzo politico per cambiare questo sistema, significa fare uno sforzo enorme, e quindi è necessario non cadere nei tranelli delle grandi carte, perché io ho apprezzato tantissimo questa enciclica, perché mentre usciva quell'enciclica io ho partecipato all'Expo delle idee, il nulla eterno che i desideri avanza, cioè proprio zero, non si è detto nulla, e soprattutto pensava di poter parlare del cambiamento, di come sfamare il mondo, non mettendo in discussione qual è il modello che ha creato queste disparità. E quindi era lecito avere McDonald's, Monsanto, la biodiversità, l'Angola e quant'altro, e tutti allo stesso piano, insomma, siccome quelli ci hanno messo i soldi stanno al quarto o quinto piano, gli altri stanno molto, molto sotto. Poi ho partecipato alla stesura del manifesto della Green Economy, e poi ho partecipato ad altre, erano esercizi letterari per non dire cose che davano fastidio all'altro, e quindi se dicevo A la Coldiretti si straniva, allora dovevamo dire B, oh ma c'è la Confagricoltura, allora diciamo una via di mezzo tra i B, anzi non diciamo né A né B. E questo è, quell'enciclica ha detto delle cose e adesso vanno messe in pratica, e il cambiamento passa per assumere come vera la parola sostenibilità, e sostenibilità significa cambiare atteggiamenti verso l'ambiente, e l'agricoltura biologica ha un atteggiamento diverso verso il terreno e verso l'ambiente in cui opera, e cambiare modelli di consumo. Se non assumiamo questo sarà difficile poter dire che abbiamo fatto un passo avanti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, e probabilmente concentrarsi sulla biodiversità è un concetto talmente importante e talmente grosso che sicuramente porterà a dei risultati. E se vogliamo poi allargarlo, la metafora della biodiversità si può allargare in ogni settore della società e in ogni situazione politica che oggi ci troviamo ad affrontare. Grazie.